Buongiorno carissime amiche e amici del canale e benvenuti a chi guarda i miei video per la prima volta. Allora, vi ricordo che trovate la mia mail sotto in descrizione per consulti telefonici di tarocchi o di counseling con me. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e suonate la campanella se vi piacciono i miei video. Allora, la domanda che voglio affrontare oggi è che possibilità ho con lui o lei? Anche questa volta andremo a vedere tre stesure, vi lascio un momento di tempo per scegliere e con diversi mazzi di tarocchi affronteremo la nostra domanda. Che possibilità ho quindi con lui? Si presume che sia una persona a cui tenete molto e che esiste già nella vostra vita. Sia che ci sia stato qualcosa, sia che possa essere un ritorno. Allora incominciamo con la stesura numero 1. Allora, vediamo. Andiamo a fare la nostra croce celtica, quindi che possibilità ho con lui attualmente e nei prossimi tempi? Quindi vediamo che possibilità attualmente ho con lui. Beh, qui è tutto un po' in confusione, devo dire la verità. Delle possibilità ci sono, dei sentimenti ci sono, però c'è anche un po' di sofferenza qui vedo. Ci sono delle aperture, delle chiusure e c'è dell'instabilità di base, io vedo in questo momento. Questa, per alcuni di voi, questa instabilità di base dura da un po'. Ci sono state delle cose nascoste oppure delle cose poco chiare. Voi avete cercato di capirne di più, ma non siete arrivati a una conclusione chiara e stabile. E infatti non sapete davvero come dirigervi. Alcuni di voi, per alcuni di voi questo partner non è libero e che possibilità avete? Beh, venite vicino a lui, proprio in fondo alla stesura. Quindi qui delle possibilità ci sono. Anche se vi dico, io vedo un momento di forte instabilità. Andiamo a metterci una carta degli gnomi e andiamo un po' a vedere di più. Allora, la sapienza, ecco. Beh, questa è una carta un po' di saggezza, no? Cosa vi suggerisce questa carta? Vi suggerisce di essere calmi e ponderati e di guardare la situazione un po' con occhi distaccati, come se la vivesse una persona diversa da voi, ecco, perché in questo modo riuscirete a capire se realmente avete delle possibilità con quest'uomo. O questo partner, insomma, questa donna per gli uomini. Allora, i sentimenti sotto ci sono, però non sono delle carte di la croce celtica non mi parla di chiarezza, ecco. Qui infatti questa carta è venuta come consiglio, cioè cercate di guardare appunto come un osservatore esterno questa situazione per vedere se realmente avete delle possibilità con lui. Ma andiamo a metterci un po' di tarocchi di Rider White e vediamo un po' di più che possibilità avete con la persona a cui state pensando. Alcuni di voi stanno aspettando, sono nell'attesa di qualcosa. Molte di voi hanno fiducia e chi ha fiducia senz'altro potrà avere dei risultati, perché la fiducia è molto importante. Tanto è vero che vedo che in un certo fino a un certo punto aspettate quasi con ansia, in altri invece avete o per alcuni di voi invece c'è un aspettare con gioia, come dire, adesso prima o poi succederà. Ecco qui. In effetti io dico che chi aspetta con fiducia,
Le carte guardano anche un po' la parte inconscia. Chi aspetta con fiducia riuscirà ad avere delle grandi possibilità, come vedete da da questo bellissimo 10 di coppe con questa persona, perché sotto il sentimento effettivamente c'è. Quindi direi che sì, le possibilità ci sono, sempre che voi vi stacchiate però un po' dalla situazione anche di sofferenza. Allora alleggerite un po' il tutto. Questa persona, questo partner a cui state pensando, effettivamente non è un partner inconquistabile, è un partner che ci tiene anche a voi, quindi non è così difficile. Diciamo che è un partner decisionista, quindi lui qui mi viene, decide un po' tutto lui, la situazione, quindi dovete mettere in conto che ha una personalità molto forte, quindi decide un po' anche che cosa fare della vostra coppia, per chi è in coppia, del vostro incontro, per chi non ha ancora avuto, dei vostri futuri incontri, chi non ha avuto ancora possibilità. Senz'altro questo partner, nonostante tutto, vi stima, quindi voi avete veramente delle possibilità con lui, ha molta stima, vi trovo una persona molto equilibrata. Pensa che voi siete un po', esagerate, e io non so in cosa, perché mi permetto di dirlo, perché viene una carta che parla, di questo. Forse vi aspettate troppo, o almeno al momento, perché questa è una stesura che è abbastanza sul presente, diciamo, che possibilità ho con lui, non ho chiesto che possibilità avrò con lui, no? Quindi diciamo che le possibilità qui ci sono, perché comunque di base questo partner a cui pensate è attratta da voi e ha anche delle emotività nei vostri confronti. È anche vero che lui è molto forte di carattere, quindi in qualche modo vi dovrete un po' attenere alle sue decisioni. Qualcuni di voi, come vedo, stanno aspettando da troppo tempo e sono un po' sfiduciate, ma per chi invece crede ancora in questa storia, in questa relazione, secondo me ci sono delle buone possibilità. Con questa persona. Andiamo a vedere un consiglio degli unicorni che, come sappiamo, alle volte può stravolgere un po' tutto, un po' tutta la stesura, però di base rimane questo il messaggio attuale. Decidi, è il momento di prendere una decisione chiara su ciò che vuoi, esatto, perché noi alle volte demandiamo tutto al partner, e in questo caso abbiamo questo partner che qui mi viene un partner decisionista, ma anche voi potete essere decisioniste, certamente non imporvi a lui, ma da scegliere voi che cosa volete, volete continuare ad aspettare oppure volete aspettare facendovi la vostra vita. Secondo me questa carta degli unicorni vuol dire un po' questa, cioè alleggerirvi, farvi la vostra vita, staccarvi un po', come diceva la prima carta, la Sapienza, guardate un po' come un osservatore esterno, e questa è un po' la decisione che a me viene da dirvi. Bene, allora andiamo a vedere la seconda stesura. Quindi, seconda stesura, che possibilità ho con lui? E andiamo a vedere con la nostra croce celtica. Il tipo di possibilità lo sapete voi, eh? Sto facendo questa stesura al presente, eh? Che possibilità ho con lui o con lei attualmente? Non avrò. Vediamo come sono messe le energie adesso, così che poi voi volendo ci potete lavorare su. Allora, seconda stesura, che possibilità ho? Qui mi viene un partner, per molti di voi impegnato anche magari
in una fine di una relazione, come se questa persona avesse un matrimonio o una relazione che non va bene. E questo vi crea vantaggio sicuramente a voi. Allora, vediamo un po' la vostra posizione. Ecco, voi però siete un po' immobilizzati. Allora, questo partner vi pensa, questo partner vorrebbe incontrarvi, però per qualche ragione qui vedo che voi siete un po' in un angolino. Allora, o in quest'angolino vi ci siete messi voi, magari per reazione, per reattività, per troppa richiesta, e quindi voi pensate che le possibilità dipendano solo da lui. Questa stesura mi fa vedere che voi, consciamente o inconsciamente, vi siete messi un po' appunto da parte, forse perché lui ha avuto troppe pretese verso di voi, oppure non è stato chiaro e voi avete un po' desistito, diciamo, in questo momento. Però io vi dico che questo partner in realtà i sentimenti per voi ce li ha. Andiamo un po' a vedere qualcosa di più con la carta degli gnomi. Allora, vediamo un po' che possibilità ho con lui. La metamorfosi. Ecco, vedete, prima veniva appunto che voi vi siete messi un po' in un angolo, volenti o nolenti. La metamorfosi è una carta che vi dice appunto di guardare quello che non funziona e di modificarlo. La metamorfosi comunque è intesa come qualcosa che parte da voi stessi, non è qualcosa che arriva dall'esterno o riguarda lui. La metamorfosi riguarda voi. Visto che qui le possibilità ci sono, perché la stesura comunque finisce molto bene, qui le possibilità ci sono, quindi io direi di rimettersi in gioco in un modo nuovo e andiamo a vedere un po' di più con i tarocchi di Rider White, che cosa ci dicono. Quindi possibilità ne avete. I sentimenti ci sono, la voglia di stare con voi c'è, ma voi non capite e vi siete un attimo messi da parte. Quindi con una vostra metamorfosi voi potete avere delle possibilità. Sì, quasi voi non ci credete più, vi siete disilluse, non credete più molto a questo uomo, a questo partner. Lui ha avuto dei comportamenti che vi hanno allontanato, e per alcuni di voi c'è proprio una vera allontanamento, una propria vera rottura, però sotto sotto i sentimenti ci sono, cioè la stesura mi finisce con gli amanti, col sole, sul futuro, quindi sulla meta, quindi direi che le apparenze alle volte ingannano. Qui possibilità voi ne avete ancora, anche se tutto sembra fermo. Lo vedo che tutto sembra fermo e voi siete molto nella sofferenza, quindi secondo me questa metamorfosi è riferita anche a la sofferenza che voi avete, quindi di lasciare andare la sofferenza, di ritornare un po' nella fiducia, se quest'uomo vi interessa, visto che i sentimenti ci sono. E voi vi sentite soli, sole o soli, vi sentite appunto maltrattate, non considerate, però qui le carte dicono trovate un equilibrio dentro di voi, in modo che questo partner percepisca il vostro cambiamento, percepisca invece che una vostra aspettativa, un vostro cambiamento. Questo è un partner che secondo me capisce la vostra sofferenza, non è che non la capisce, anche se può far finta di niente, ma la capisce perché sotto sotto ha i sentimenti, se no
non gliene importerebbe niente. Quindi qui le possibilità, anche se sembra al contrario, e lo vedo bene, qui le possibilità ci sono. Anche se, vi dico, la situazione è parecchio chiusa da questi interrogativi di Rider White, ma i sentimenti questo uomo ce li ha. Quindi vedete voi come comportarvi di conseguenza. Vediamo un po' che cosa ci consigliano gli unicorni, stesura numero 2. Parla dei tuoi sentimenti, racconta a un amico come ti senti. Quindi voi evidentemente siete persone che vi tenete tutto dentro e questo non è un grande bene, perché poi magari alla fine potete anche andare in confusione. Quindi parlare dei vostri sentimenti non necessariamente a questa persona, ma confidarvi con un amico, magari per cercare di capire che cosa sta succedendo. Diciamo che avete bisogno di un supporto e di un sostegno a voi per sapere, per fare una scelta, per sapere se trasformarvi in funzione di questo partner o no. E quindi apritevi con qualcuno di massima fiducia. Bene, andiamo a vedere la stesura numero 3. Eccoci qua. Allora, andiamo a vedere che possibilità ho con lui o con lei, con il partner attualmente. Non stiamo andando a vedere il futuro. Vediamo che possibilità ho con lui o con lei. Stesura numero 3. Qui c'è un fermo, come del resto devo dire, già la domanda parla, no? Quindi anche un po' in tutte e tre le stesure è venuto un fermo, devo dire, anche se con modalità differenti. Qui si vede che c'è un fermo dovuto anche a delle cose non dette e non chiare, no? C'è la luna, però questo partner vi piace molto, voi ci credete ancora, questo partner, vedo che nonostante il fermo voi avete fiducia in lui. Anche qui per tutti il partner non può essere libero. Secondo me qui voi, devo dire, nonostante qui la stesura mi finisca con la forza, il papa e con l'appeso. L'appeso non è sempre una brutta carta per me, anzi è un rivedersi, è una carta molto evolutiva. È una carta, sì, dove c'è chiaramente sofferenza, può essere chiamato infatti alle volte anche l'espiazione, ma non perché qualcuno abbia qualcosa da espiare sempre, diciamo che è un simbolismo, no? Quindi, secondo me, questo partner vi è arrivato un po' nella vostra vita per rivedere un po' le vostre credenze inconsce, mi viene da dire, perché l'appeso è una carta molto molto evolutiva. Le possibilità ci sono di relazione con questa persona, perché c'è la forza anche, no? E la posizione che voi avete, diciamo, oltre questo punto fermo, diciamo, è molto buona, ma io voglio andarci a mettere una di queste carte degli gnomi che mi ecco, questa si è girata da sola, la fede. Ecco, qui avere fiducia non è necessariamente avere fiducia nel partner, qui non stanno parlando di questo, avere fiducia un po' anche nel fatto, nell'universo, in voi stessi anche, no? Come dire, se voi in voi stessi non avete questa base, le vostre vibrazioni sono un po' pessimistiche, no? E quindi la possibilità che ho con lui è, prima di tutto, un consiglio, vi danno la fede. Poi vi dicono che le possibilità ci sono, perché comunque ci sono le stelle, la forza, il papa, nonostante vi vedo in un momento di difficoltà a voi. Ma questo bisogna prendere anche un po'
il positivo anche da una storia che può sembrare negativa, no? Andiamo a vedere che cosa ci dicono i tarocchi di Rider-Waite su questa stesura, la stesura numero 3. Qui vi dicono che voi siete stufi o stufe di aspettare e che appunto avete perso la fiducia proprio in questo partner. Voi avete perso proprio la fiducia che all'inizio c'era. Poi improvvisamente questo partner si è un po' distanziato da voi e voi con una serie di comportamenti un po' reciproci avete perso la fiducia. E quindi, secondo me, non è così irraggiungibile questo partner come voi pensate, eh? Sembra irraggiungibile, sembra che voi non abbiate delle possibilità, però, secondo me, invece, sotto sotto le avete. Certo, è un partner che non si comporta chiaramente con voi, mi ritorna di nuovo la forza. Non si comporta chiaramente con voi, quindi sì, voi avete delle possibilità con lui, però anche buone, però non vedo una grande dichiarazione da parte sua, non vedo un grande venirvi incontro. Dovete fare un po' tutto da voi, eh? Cioè, prima di tutto scegliere se volete dargli la fiducia. E dargli la fiducia, dar la fiducia a questa vostra storia e se, capire se veramente ne vale la pena. E qui le carte dicono che ne vale la pena, però al bando, diciamo, tutto quello che avete pensato di lui fino adesso. Dovete dimenticarlo, guardarlo come un nuovo uomo, perché se no le possibilità si riducono un po'. D'altronde mi è venuta appunto la fede come carta un po' guida, no? Queste sono carte un po' guida. E quindi vi dico, le possibilità ci sono, sono un po' difficoltose rispetto alle altre stesure, non che le altre stesure non abbiano le loro difficoltà, ma qui sono un po' più ostinate, devo dirvi. Mi dispiace, però voi la possibilità ce l'avete, ritrovando la fiducia soprattutto in voi stessi, ma non nei suoi confronti, vi ripeto, in voi stesse, la fiducia di potergli piacere, di potergli interessare. La fiducia è una cosa, è un'energia, è una vibrazione che vi fa sorridere. Vi deve venire un sorriso sulle labbra per ricominciare un po' ad avere la possibilità con lui. Non dovete essere tristi, ma sorridenti, se volete veramente questo partner a cui state pensando. Andiamo a vedere che cosa ci dicono le carte degli unicorni. Storia familiare, scopri di più nelle storie sulla storia della tua famiglia. Probabilmente la persona a cui state pensando ha dei problemi che magari voi non sapete neanche e che riguardano una famiglia, ma la famiglia di origine, io come famiglia di origine intendo i genitori, ecco, cioè, o comunque la sua infanzia, ci potrebbe essere qualcosa che blocca questa persona all'espansione, all'espansività, per quello che forse vi è venuta anche la fiducia. E la fiducia in voi stessi, la fiducia in voi stessi in realtà è una grande forza. È una forza interiore la fiducia, un'energia di forza, perché è come dire, va bene, io non mi aspetto niente, ma ho fiducia che le cose andranno per il meglio. È un po' questo, l'insieme di questa stesura. Questa stesura è andata più sul consiglio che probabilmente non ha visto molto chiaramente delle grandi possibilità immediate, perché stiamo guardando al presente e quindi vi ha dato questi suggerimenti. Io con questa terza stesura vi saluto, vi auguro il meglio per il vostro massimo bene e arrivederci a presto.